una marea colorata di centinaia di migliaia di giovani cuori ha accolto Papa Francesco nel Campus Misericordie, alla periferia di Cracovia, per la veglia di preghiera della 31ª Giornata Mondiale della Gioventù. Nella luce soffusa della sera, la Papa Mobile, sulla quale il Pontefice ha accolto anche alcuni ragazzi, lo ha portato ad abbracciare più di 1 milione di giovani di tutto il mondo, raccolti nella grande spianata, fino alla Porta Santa che il Papa ha attraversato tenendo la mano a 6 giovani. Sul palco, dominato dalla grande immagine di Gesù misericordioso, è stata rappresentata una scenografia in 5 tempi sul tema Gesù sorgente di misericordia, con le testimonianze e domande di 3 giovani. Francesco, nel suo intervento, ha chiesto prima di tutto di pregare per i giovani che vivono in paesi sconvolti dalla guerra, unendosi alla richiesta della giovane siriana Rand di Aleppo e ricordando che il loro dolore ora non è per noi più una cosa anonima. La nostra risposta a questo mondo in guerra, ha spiegato il Papa, si chiama fraternità, fratellanza, comunione e famiglia. Mettiamo alla presenza del nostro Dio anche le vostre guerre, le lotte che ciascuno porta con sé nel proprio cuore. Dopo un momento di silenzio nel quale ha chiamato 1 milione di giovani a pregare tenendosi per mano, il Pontefice ha chiesto ai ragazzi di non lasciarsi vincere dalla paura, perché questa porta alla chiusura e quindi alla paralisi, che ci fa perdere il gusto di sognare insieme, di camminare con gli altri. Ma la paralisi silenziosa che può rovinare di più i giovani, per il Papa, è quella che viene dalla divano felicità, con un divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri, chiusi in casa, senza preoccupazioni, davanti ai videogiochi o al computer. È una droga socialmente accettata che ci trasforma in giovani intontiti, addormentati, mentre altri decidono il futuro per noi. Per molti questo è più conveniente che avere giovani svegli, ma così perdiamo la nostra libertà. Per seguire Gesù, ha spiegato il Papa, bisogna avere il coraggio di non essere giovani di vano, ma giovani con le scarpe, capaci di andare per le strade seguendo la pazzia del nostro Dio, che ci insegna ad incontrarlo nel malato e nel profugo. Gesù non pensa a ciò che sei o che eri, ma ti chiama a lasciare la tua impronta nella vita, nella storia. Vuole le tue mani per continuare a costruire il mondo di oggi, ha concluso il Pontefice, perché noi adulti abbiamo bisogno di voi giovani per insegnarci a convivere nella diversità, a condividere la multiculturalità, non come una minaccia ma come un'opportunità. Insegnateci che è più facile costruire ponti che innalzare muri. Ed ha invitato ancora i giovani a tenersi per mano per costruire un grande ponte umano che sia seme di tanti altri. La veglia si è chiusa con l'esposizione della Santissima Eucaristia e un'intensa adorazione.